Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Eh sì, oggi parliamo di qualcosa di decisamente diverso di quello che è solitamente e parte di questi contenuti. Non sono un grande amante di quella che è la TV commerciale per le masse, quei prodotti che vanno solitamente su milioni di canali in onda per 1.000 ore, magari dei food blogger, dei travel food, non so come si chiamano blogger. Quelle trasmissioni in cui si gira per l'Italia magari mangiando cose, però devo dire che hanno il loro fascino. E sarà anche per colpa di Black, della sua fissazione per cortesia per gli ospiti che mi sono avvicinato a questa tipologia di contenuti. E che così, mentre mangio, mentre faccio qualcosa, se c'è la TV accesa, non è che mi dispiacciono. Ebbene, oggi sono qui per consigliarvene uno. E questo è qualcosa che non mi sarei mai aspettato, perché è un prodotto che ha qualcosa da dire. Non faremo come al solito, non vi darò dei numeri per cui dovreste perdere X ore della vostra vita che non torneranno mai più, anche se le perderete, se lo vedrete, ma ve ne voglio parlare un po' a braccio, semplicemente perché l'ho cominciato solo così, sotto consiglio di amici, e è riuscito a conquistarmi. Qual è l'assunto di questo Dinner Club? È molto semplice in realtà. Abbiamo Cracco, chef stellato che ormai tutti conoscono, che è un po' il cattivo in tante trasmissioni di cucina, che coinvolge sei ospiti in sei differenti puntate. Gli ospiti sono quelli che vedete seduti al tavolo con lui. E quindi, come potete vedere, abbiamo vari ospiti. Abbiamo il buon De Luigi, la Letizzetto, Mastandrea, lì c'è Cracco in mezzo, un po' come Gesù Cristo nell'ultima cena, Diego Abatantuono, La Ferilli e il mitico Pier Francesco Favino. Ecco, ogni puntata sarà incentrata su uno di questi sei ospiti, ma non solo, perché fondamentalmente l'assunto è molto semplice. In ogni puntata noi vedremo un viaggio, quindi un viaggio su strada di quelli orientati a scoprire la cucina e a vedere posti meravigliosi dell'Italia. Quindi si parte, Cracco con uno dei sei ospiti fa il suo viaggio, vedono cose, chiacchierano, ci fanno ridere a più riprese. E poi in una parte finale di questo ipotetico viaggio ripropongono una parte del loro viaggio attraverso una cucina in cui l'ospite di turno insieme a Cracco cucineranno e poi consumeranno e in qualche modo anche valuteranno ciò che ovviamente gli arriverà nel piatto senza imbastire una vera e propria gara, almeno per la maggioranza degli ospiti, ma non per tutti, per qualcuno sarà anche un po' una gara. Comunque sia, questa cosa funziona bene perché da una parte c'è un ottimo livello tecnico, quindi c'è un'ottima regia, c'è un ottimo lavoro di montaggio, perché quello che io vi ho presentato come un flusso lineare, dicendo l'ultima parte, in realtà è tutto montato in modo da inframmezzare i vari momenti, ecco, quindi sia del viaggio con la cena. E questo già crea una dinamica che non annoia ma che appassiona. Il viaggio è interessante perché vediamo posti meravigliosi, magari anche posti che non conoscevamo, e riscopriamo parte della cucina nazionale, così caldamente, storicamente legata un po' ai cuori di tutti o alle infanzie della maggioranza di noi. E quindi prende proprio quegli elementi vincenti da quelle trasmissioni che di quello parlano. Quindi magari del cibo di strada o del cibo classico, della tradizione italiana, o magari un viaggio su strada per riscoprire il bello dell'Italia, c'è tutto quello. Ma poi elemento in realtà centrale sono proprio gli ospiti e la simpatia di questi sei ospiti scelti. Ogni singola puntata quindi diventa un cocktail interessante perché da una parte appunto c'è tutta la componente di travel, ok, che è piacevole. Dall'altra c'è tutta la componente della cucina, che come ho già detto è interessante, e dall'altra hai proprio la simpatia sia nel rapporto a due che si svilupperà tra Cracco e il suo ospite nel corso del viaggio, e vedere anche come ogni singolo viaggio sia pensato in modo diverso e mostri aspetti dell'ospite che sono ovviamente legati al suo carattere e quindi ci darà delle puntate molto diverse tra loro, ok? Oltre questo, è anche bella poi perché durante le puntate ci saranno tutte queste scene inframmezzate a livello di montaggio che faranno sì che si percepirà sempre comunque la presenza di tutto il gruppo. E il gruppo funziona, le sei persone che hanno scelto, più Cracco, mi sento di dire, che personalmente non conoscevo perché non sono un grande fan di quella tipologia di video, delle trasmissioni sulla cucina, tipo MasterChef e cose del genere, non mi sono mai interessate, ma devo dire che è
sicuramente quello che arriva di Cracco è più di quello che emerge in quelle semplici trasmissioni ed è interessante anche questo elemento. Ed è bella proprio l'alchimia che si crea nel gruppo, la simpatia, le battute, il cazzeggio vero e proprio, perché poi l'elemento davvero carino è proprio quello. Quindi ci si diverte e lo si fa cavalcando un po' quella che però è anche un po' la tradizione di determinati programmi, mischiandoli un po' assieme. Ho trovato questa cosa davvero funzionante e ci tenevo a parlarne, non perché volessi spendere ore e ore di minutaggio dicendovi qualcosa su questo prodotto, ma perché mi ha colpito positivamente e mi ha fatto vedere come anche prodotti che normalmente io consideri di bassa lega, potremmo dire, possono essere intelligenti e interessanti se portati avanti e montati in modo adeguato. Ecco. Questo è quello che succede in Dinner Club, un programma, 6 puntate semplicemente, che mi sento di consigliarvi. L'ho trovato divertente, l'ho trovato genuino, mi ha fatto davvero piacere vederlo. E nulla, può essere un qualcosa di diverso da inframmezzare alle solite serie più impegnate o al solito intrattenimento un po' più cerebrale. Qualcosa da vedere così a cuor leggero e che sicuramente ha una qualità intrinseca al suo interno. È un prodotto che può essere davvero considerato valido pur nella nicchia che sceglie ovviamente di andare a occupare. Ok? Fatemi sapere se l'avete visto, fatemi sapere che ne pensate. Io penso che gli darò con la mia completa attenzione anche per il futuro. Sono curioso di vedere quale sarà un eventuale recasting e penso che alla fine abbia anche più da dire questo di altre cose che hanno fatto grande scalpore come LOL, su cui potremmo parlare per ore perché ho visto anche quello, ma diciamo che dovremmo parlare di cose diverse. Lì è più un qualcosa di legato all'esperimento sociale, ok? Qui è proprio qualcosa di semplice, leggero, piacevole, divertente, ma al contempo anche va a stuzzicare appunto quelle caratteristiche legate al viaggio, legate alla cucina, che per noi italiani sono ovviamente importantissime. Fondamentalmente è una grandissima cartolina anche di quella che è l'Italia. Non so quanto possa essere venduto all'estero, sono curioso, perché magari i 6 ospiti non sono conosciuti all'estero come lo sono in Italia. Ma credo che da una parte la loro simpatia, dall'altra tutta la componente di conoscenza della cultura culinaria e anche ambientale, naturale, delle città che vengono viste, possa interessare gli ospiti. Quindi credo anche che sia un prodotto italiano che può essere venduto all'estero molto bene. Chissà se Amazon riuscirà a calcare bene questa direzione. Detto questo, ragazzi, oggi puntata rapida e ci si vede qui la prossima volta. Grazie come sempre e buone passioni. Thank you.